Ciao a tutti, per la rubrica Segni zodiacali e seduzione ti parlo in questo video della donna cancro e seduzione. Allora, dobbiamo dire anzitutto che appunto il segno del cancro è un segno d'acqua, il pianeta che lo governa è la Luna, il cancro va dal 22 giugno al 22 luglio e la Luna è il simbolo femminile per eccellenza e anche il simbolo dell'inconscio, della parte femminile. Ora, vi sono due tipi di donne cancro, quelle che esternano la parte femminile, quindi quelle per cui la luna è il verso e quindi sono molto femminili, tendono a essere, diciamo, delle mamme, delle chiocce, hanno bisogno di dare protezione, coinvolgere. Invece ci sono quelle che tengono nascosto il lato femminile, quindi tendono ad averlo meno manifesto e quindi hanno bisogno invece di accudimento, hanno bisogno della mamma. Entrambe tendono ad essere romantiche e anche, siccome il pianeta è quello della Luna, un po' lunatiche, quindi cambiano di umore abbastanza spesso, non sono molto stabili, diciamo, nella comunicazione e negli affetti e nei sentimenti, anche se essendo governate appunto dalla Luna, quindi simbolo femminile, tendono ad essere molto legate al focolare domestico, al nido, al concetto di famiglia e si coinvolgono molto sul romanticismo e su un maschio che indirettamente gli fa passare l'idea di voler creare su una famiglia, magari con dei figli. Quindi, se devi sedurre una donna del cancro, magari butta lì il discorso: ah, ieri sono andato al battesimo del figlio di una mia amica, proprio un bel bambino, piacerebbe tanto anche a me crearmi una famiglia. Butti lì il discorso e poi lasci andare. Questo però ha già lasciato un segno dentro la donna cancro, ha già lasciato un qualcosa che la può, diciamo, coinvolgere. E il simbolo della donna cancro quindi è quello della grande madre, quindi dare accoglimento, ma anche ricevere protezione, perché la femmina, dal punto di vista filogenetico dello sviluppo degli esseri umani, andava alla ricerca di protezione. Quindi anche presentarti come un maschio sicuro di sé, maschio istituzionale, non un maschio trasgressivo, maschio istituzionale ma forte, in grado di governare gli avvenimenti, crea molto pathos, molta, come dire, seduttività verso la femmina del cancro. Quindi non farfallone, non trasgressivo, bensì istituzionale, ma sicuro di te, un istituzionale alfa. In questo modo riuscirai rapidamente a coinvolgere la donna del cancro, tenendo presente anche il romanticismo, perché comunque è una donna molto romantica, anche se lunatica, quindi devi stare attento che avrà qualche sbalzo d'umore, non prestarci molta attenzione. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ti ricordo inoltre che a partire dai 20.000 iscritti partirò con un nuovo servizio streaming live in cui farò un corso di formazione approfondito di un'oretta circa in diretta streaming. Potrai intervenire direttamente facendo delle domande. Il tema sarà un tema da te proposto e quindi ci sarà una formazione in diretta. Tutto questo ovviamente è gratuito, ma a partire dai 20.000 iscritti, quindi ti esorto a iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e iscrivere i tuoi amici se reputi il canale interessante. Ciao!